in particolare di questi amori diversi? Diversi amori intanto è un titolo che è volutamente ambiguo, cioè vuole alludere alla pluralità dei modi in cui l'amore si declina, tutti i modi naturalmente possibili, e dunque questo è il filo conduttore di un libro che si offre come un piccolo spunto di riflessione, in particolare agli operatori della formazione, per intervenire su un tema particolarmente delicato, particolarmente complesso, che è quello dell'omofobia. Il libro racconta, in una forma poetica, pur avendo un filo narrativo, la storia di Giorgio, che è un adolescente che scopre se stesso, lo fa attraverso l'esplorazione simbolica di un mondo sommerso, che è appunto il sé, e scopre i diversi modi in cui è possibile amare. E dunque è un libro che è indirizzato in particolare agli adolescenti, ma anche ai genitori. Abbiamo scritto nella copertina, è un libro destinato ai giovani vecchi e nuovi, quindi sia ai genitori sia agli operatori scolastici, affinché appunto diventi strumento di riflessione, sia ai ragazzi. Speriamo possa essere un testo trasversale, insomma, che può essere letto dai giovani e da quelli che lo sono stati. Vi saluto a nome anche delle due autrici del libro che presentiamo questa sera, che sono Elsa Silvestrini e Barbara Balbi. Insieme a noi ci sono anche Renata Ciannella, come Floriana Coppola, che insomma insieme cercheremo un po' di parlare di questo libro che cominciamo a conoscere attraverso la lettura di Carmen Vivaio. Quel giorno Giorgio aveva l'anima pesante. Una lastra di piombo grigia gravava sul petto o nella testa. Non sapeva localizzare l'anima, forse gravitava come un satellite in qualche parte precisa del suo corpo, o forse era dispersa in tutte le sue cellule. Non conosceva quel peso e insieme lo struggimento sospirante, il languore di stomaco e sensi, l'apatia di quei giorni, la gioia piena e fuggitiva. Un qualcosa nato da una radice nascosta, fiorito in un angolo riposto. Forse disperata euforia. Ecco, quindi come insomma, forse avete potuto cominciare a sospettare, si tratta di un libro sull'amore, sull'amore omosessuale o eterosessuale che sia, ma comunque sull'amore adolescenziale, e quindi rivolto ai giovanissimi, ai giovani vecchi e nuovi, anche agli educatori e ai genitori. Quello che si è cercato di fare con questo libro è di indicare un po' con garbo la direzione per insegnare la parità di sentimenti in quel primo microcosmo sociale che è proprio la scuola, sono la scuola primaria. Ed è un quel posto dove bisognerebbe apprendere e mettere in pratica la tolleranza e il rispetto, non solo verso gli altri ma anche verso noi stessi. Quindi la storia praticamente è quella di Giorgio, che è un bambino che si scopre per la prima volta innamorato e scopre però che l'oggetto delle sue attenzioni non è quello che la società si aspetta, ma un altro. E in preda a queste nuove sensazioni, seppur inattese, interroga un mondo non pronto a dargli le risposte adeguate, e poi vedremo come riuscirà a risolverle. In effetti praticamente quindi si è cercato, le autrici hanno cercato quindi di parlare di un tema delicato come quello della scoperta della sessualità adolescenziale, che è anche uno dei cardini del riconoscimento di sé. E, diciamo, le ultime notizie di cronaca che hanno parlato appunto di suicidi dei giovanissimi omosessuali hanno portato anche all'attenzione questo problema.
Per quanto riguarda la struttura del libro, desidererei che invece parlarne io ne parlasse Renata Ciannella. Floriana Coppola. Floriana Coppola, che è quella alla mia destra. Allora, grazie a Enza e a Barbara per questo incontro. Io ho avuto il libro un po' di tempo fa e quando l'ho visto per la prima volta ho detto ecco, giusto in tempo, perché c'è uno spazio vuoto in un certo senso nelle scuole, nei rapporti con gli adolescenti che riguarda questo tema, perché abbiamo bisogno, io posso parlare anche come docente, lavoro in una scuola, in un liceo artistico, e il problema i docenti lo individuano attraverso soprattutto la scrittura dei ragazzi e anche i non detti. In questo il libro è molto molto indicativo, perché fa riferimento a una dimensione importante, quella dello sguardo, e cioè non della parola ma dello sguardo. Lo sguardo in questo libro è presente sia come metafora poetica sia come topos grafico, nelle bellissime illustrazioni di Barbara. E proprio attraverso l'analogico che gli adulti talvolta dovrebbero riuscire a recuperare, ciò che non viene detto e che invece ha bisogno di una, potremmo dire, di uno spazio strutturato, di accoglienza di una tematica così delicata. Una tematica che con la preadolescenza, con l'adolescenza, non viene trattata nelle situazioni di formazione. In realtà gli adulti che hanno questa responsabilità, cioè di formare gli adolescenti anche attraverso l'alfabetizzazione emotiva ed affettiva, spesso non hanno strumenti per parlare di questo argomento. Ed Enza e Barbara offrono uno strumento che ha una grande delicatezza, una grande, potremmo dire, risonanza anche emozionale, e che può essere il punto di partenza per parlare, per affrontare un discorso così delicato, un discorso di individuazione di genere. Quindi nelle scuole, che spero che camminino nei consultori, negli sportelli di ascolto dei preadolescenti, degli adolescenti, ma io lo vedo anche per gli ultimi anni della scuola elementare, potrebbe essere utilizzato veramente come strumento di animazione del discorso, per circle time, per creare autobiografismi e anche per creare altre storie. Ma prima di questo noi dobbiamo dire che anche la cinematografia che è stata costruita fino adesso ci ha permesso di avvicinarci a questo problema, però sempre in forme molto drammatiche. Ultimo il film che voi sapete sta nelle sale, e cioè La vita di Adele, la storia di Adele, che nasce anche da un libro che si chiama Blu, che è un libro a fumetti. E in questo testo cinematografico troviamo un approccio veramente profondo e particolare, drammatico, di quello che può essere la storia di identificazione di genere di una ragazzina di 15-16 anni. Però è un film drammatico, un film difficile da usare in ambiente scolastico. Ancora, per poter fare un'altra, potremmo dire, un'immersione nella produzione letteraria, abbiamo tantissimi testi che hanno affrontato questo argomento, ma sempre con una visione adulta. Cioè, pochi testi che parlano in maniera dal punto di vista dell'adolescenza. E faccio riferimento a un testo che è stato anche oggetto di film, e cioè Acciaio di Silvia Vallone, di far emergere queste storie, di trovare poi, potremmo dire, una sponda adulta con cui confrontarsi. Quindi ben venga ciò che significa, ciò che può essere l'apertura, la direzione di ricerca, di confronto, di dialogo con gli adolescenti e i preadolescenti su questo argomento. Io ho segnato alcuni punti di sviluppo di questa tematica, però cercherò di essere velocissima per non togliere tempo alle altre relatrici, garbatissima, e che possono essere poi recuperati. Il dolore, sicuramente c'è nello sguardo di Giorgio il senso di questa non appartenenza, di questa difficoltà di individuarsi, il segreto. L'individuazione è difficile come persona, cioè quindi questa difficoltà a capire chi sei,
il senso di frontiera, di stare in un limbo, in un acquario, anche i disegni fluttuanti di Barbara danno la sensazione di un acquario magico in cui la persona in Fieri, che è l'adolescente o il preadolescente, sta e non sente i confini di questo suo corpo-anima che deve andarsi a costruire. L'idea che non si può parlare di questo, e quindi questo tentativo, questo senso anche di peso, no? Inizia proprio dal brano di cui ha letto adesso Carmen, parla proprio di questo peso. Il peso perché nasce da questa disapprovazione che si sente, che passa attraverso anche un mondo mass mediale e anche culturale che non fa emancipare da questo tipo di sensazione. E ancora devo dire che non è possibile, è veramente una scommessa importante parlare di questo argomento in una Italia ancora chiusa da una educazione cattolica dove la stigmatizzazione è ancora molto profonda e che non aiuta i ragazzini a individuarsi come persone e a scegliere la loro identità senza sentire quali sono le porte chiuse e le porte invece che si possono aprire. Un altro punto di riferimento che voglio tenere presente è i mass media. I mass media portano avanti una superficializzazione del problema, cioè anzi io parlo di una adultizzazione precoce, nel senso che attraverso il consumo, il consumare immagini molto presente nelle mass media, abbiamo un processo che rende troppo veloce l'idea dell'adulto. Adultizzazione precoce. C'è un bellissimo saggio di L'epoca delle passioni tristi di Benasayag che fa riferimento proprio a questa mancanza da parte delle comunità adulte di rispettare i tempi di formazione degli adolescenti, i quali non sono poi a cui non c'è riferimento di una relazione invece costruita su dei legami che hanno come punto di partenza la tolleranza, la pazienza e soprattutto la tenerezza. È anche questo una fonte di innamoramento, una fonte anche di costruzione, di limite. E c'è nell'educazione alla tenerezza e alla corporeità l'andare a costruire il linguaggio del corpo e dell'anima. Noi abbiamo un altro problema grosso nelle scuole, proprio quello di non partire mai dalla corporeità, ma sempre partendo dal verbale, partendo dall'astratto. Invece bisognerebbe essere capaci di ricostruire attraverso la corporeità quello che può essere il percorso di individuazione come persona dell'adolescente. Allora, un'altra cosa che mi fa piacere parlare è l'uso del segno grafico, nel senso che sia la parte scritta che la parte grafica di questo libro è profondamente sinergica, cioè è vive di complementarietà, possibile legato alla tolleranza e all'esplorazione libera del proprio sé. Grazie.